giocatori di qualità, senza dubbio, però è una squadra magari più fisica, a parte la differenza che ha avuto finora nel sistema di gioco, però è una squadra più strutturata dal punto di vista fisico rispetto al Perugia. È una squadra che prova sempre a sfruttare le sue caratteristiche, cercando di sfruttare i giocatori che ha a disposizione, che hanno delle caratteristiche ben definite, insomma. Loro hanno giocato fino adesso, hanno giocato 4-4-2, cambiando magari delle volte in corsa, però non lo so, noi dobbiamo pensare prevalentemente a far bene la fase di possesso e di non possesso nostra, a prescindere dallo schieramento che possono aver loro. Se riusciamo a stare corti, a essere squadra, si riescono a limitare bene comunque le caratteristiche degli avversari. Volski è un'opportunità, c'è la possibilità anche di Rozzi, oppure di fare qualcosa di differente, però Volski può essere una soluzione valida. Vedendo la partita col Perugia ci sono tanti spunti positivi, ci sono delle situazioni che si sono create per qualche errore o perché la squadra si è un attimino allungata. Noi dobbiamo riuscire a non allungarci, ed è una prerogativa importante, secondo me, della gara di domani, in base anche alle caratteristiche che generalmente mettono in campo loro. Quando io dico che noi dobbiamo pensare di poter crescere, la crescita passa anche attraverso delle difficoltà, quindi è una continuazione, non deve essere vista come una ripartenza, è una continuazione. Sappiamo che c'è tanto da fare, ma questo è, penso che lo si possa dire di tutti o di tutte le situazioni, quindi non è un problema. Dobbiamo andare avanti sulla strada che ci siamo dati, quella di pensare al lavoro, di pensare a crescere senza avere sbalzi di anche da un punto di vista umorale, insomma. Nella mia valutazione non è mai un problema l'ammonizione per situazioni di gioco. Poi se ci riesce di evitare anche quelle, magari per eccessiva foga, va bene. Però le situazioni di espulsione per situazioni di gioco fanno parte del gioco, perché una squadra agonisticamente valida è una richiesta mia, quindi quello resta. Dobbiamo evitare quelle che sono un po' più a Chiavari, che a Chiavari alla fine, secondo me, le energie sono state gestite bene, perché il gol del 2-0 al 90esimo l'ha fatto un esterno, quindi vuol dire che la gestione delle energie fisiche è stata buona. Poi dopo è chiaro che anche nell'analisi noi abbiamo fatto 30, non so quanti, ma mezz'ora in 9, è difficile essere lucidi, nel senso che bisogna, è normale che anche ti sale anche un po' la frustrazione, che ti capita di dover correre a vuoto, 10 di movimento contro 8 di movimento, se gli altri hanno anche proprietà tecniche come c'ha il Perugia, diventa un po' più difficile occupar bene il campo, recuperare la palla, è quello tanto, secondo me, che è inciso. 4-3? 4-3-1. Sì, ma sì, che poi sembra che la parola 4-3-3 non possa essere nominata. Allora 4-3-2-1, 4-3-3, ma è un'ipotesi. Ma è un'ipotesi. Anche l'idea di mettere solo Luca Nano. Sì, ma sì, è chiaro che ha delle caratteristiche. Allora, se io gioco con solo, faccio un esempio che c'era l'anno scorso, Ciani in avanti, gli chiedo delle cose alla punta centrale. Normale che se gioco con De Luca solo in avanti, dobbiamo essere bravi a sfruttarlo per le caratteristiche che ci può dar lui, ecco, non cercandolo magari con delle caratteristiche che non gli sono proprie. Però non è una cosa, ma ripeto, cioè, se no negherei quello che ho sempre detto. Non è un problema ruotarla o girarla, magari anche con gli stessi interpreti in campo, assolutamente. Cioè, io ho sempre detto che i centrocampisti ne abbiamo di qualità, poi che facciamo una scelta o facciamo l'altra, però sono giocatori, cioè io sinceramente mi sento sereno con qualsiasi soluzione si vada a scegliere. E ripeto, vale sia per il discorso
degli uomini che per il discorso della cosiddetta disposizione in campo, perché comunque abbiamo le caratteristiche sia per una cosa che per l'altra, dall'inizio, da gara in corso, non è un grosso problema per noi.